Le strade qui continuano a restringersi. Abbiamo fatto un po' di strada con una strada a doppia corsia, però Madonna di Dio, questi che cazzo frenano? Porca di quella puttana. Meh. E niente, pensavo di essere finalmente su un'autostrada Ed invece devo rallentare per rifermarmi Perché qui c'è sempre la solita solfa del controllo dei fucking documenti Guarda qua la fela che ci sta Ma è qualcosa di incredibile Così, eh Eh, lo so, lo so Passo un po' Un po' più aggressivamente perché Ma non c'è bisogno di cercare il percorso Tanto è qui che devo andare Se questi mi alzano la sbarra mi fanno il favore di, di farmi passare. Oh, dai. Che questi qui devono controllare i fottuti documenti. Dai, controllate, eh. Mortacci vostra. Guardalo, 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 guardalo quel, quel maledetto. Tutto a posto, vai. Tanto tra poco dovremmo rifermarci nuovamente. Dove. Dove si va? Di qua. Ok, attenzione al dosso. Vai così. Che cosa? 2000 euro? Ma siamo matti. Ma stavo. Ma. Holy shit. Ma mi sembra eccessivo. Cioè, superamento dei limiti. Non è che ha proprio sorpassato poi così. Non è qua? Ah, ok, posso proseguire. Ok. Vabbè, ma quanto avevo sorpassato il limite? A parte che qua non me lo dici quant'è il limite, quindi io che, che, che ti devo dire? Sarà 30 km/h, non lo so. Non ne ho idea, ma qua è il limite, se non me lo metti io come faccio a saperlo? Superamento i limiti non autorizzati. Mortacci vostra, oh, 2000 euro vi siete presi, eh? Sì, sì. Qua la, la multa è tutta una scusa, qua volevate la mazzetta. La mazzetta per fa farmi passare, eh? Mortacci vostra, oh. 2000 euro, ma questa gente è matta, oh! Ma qua sono matti, sono matti. E tutto questo neanche le autostrade abbiamo, ma, ma siamo seri. Io vorrei parlare con. con chi organizza qui questo sistema di strade in questi posti. Porca puttana maledetta! Non ripartiamo, sir? Dai, dai, riparti, su, che tanto ce la fai Dobbiamo ripartire Dai, su Tanto ormai i danni li abbiamo fatti Quindi è inutile stare a piangere sul latte scremato Questi fanno sempre lavori Mortacci vostro Cioè, ci avete mezza autostrada E fate pure i lavori, fate 6 e 10 del mattino Mancano 891 km. Le strade che stiamo percorrendo sono sempre queste che state vedendo e le avete sempre viste. Quindi, ormai ci siamo anche rassegnati al, al fatto di, di incontrare qualche strada più scorrevole. Almeno, la, la notte è ormai passata. Il sole sta per sorgere alto su di noi. Ma abbiamo ancora tanti chilometri da dover fare. Spero di riuscire ad arrivare comunque nella giornata di oggi. Qui c'è un connetto per terra. Di riuscire comunque ad arrivare alla giornata di oggi Ovvero intendo prima che si rifaccia a buio di nuovo Ma penso di sì perché dovremmo arrivare alle 19.45 Ma sono confidente del fatto di riuscire ad anticipare ulteriormente i tempi Abbiamo un danno alla motrice di un 14% Che non è poco effettivamente 3% a semi rimorchio Purtroppo eh, ci sono degli imbecilli che vanno in giro per la strada quindi purtroppo ci causano dei problemi e dei danni. Rallentalo un po' qui sotto la galleria. Perché la vedo aggressiva. Ok, perfetto. Oh, ok. Guarda qua che bel paesaggino che abbiamo qui sulla, sulla destra. Ok, abbiamo però. Brown Spedition che stai spedendo della mette i rasoi va benissimo tu puoi anche farlo basta che però ti levi perché noi dobbiamo sbrigarci stiamo andando a fianco a fianco ad un treno bene bene vai così continuiamo per, per la nostra strada tanti chilometri ancora da dover fare non so come vi starò tagliando tanto eh, sicuramente molto vi avrò tolto del viaggio anche perché specialmente quello notturno quanto così è abbastanza noioso qua sta il motore perché per un danno al 14% e eh, allora nel caso conviene che se incontriamo qualche eh, qualche meccanico magari ci fermiamo e uscire adesso e ripariamo il camion anche se qui mi pare mi pare abbastanza Difficile trovare un meccanico Beh, 14% Tutti questi problemi potrebbe essere Probabile, probabile Va bene, va bene, va bene a Voltiamo a destra, ok Ah, ma Craiova sta di là però Ma quindi ancora non l'avevamo esplorata Eh, vabbè, sì, ti pare Ti pare che non ce lo, fa, non ce lo facevano Il semaforo rosso, eh Mortacci loro Ah, guarda che bella cittadina Tranquilla Certo che non faccio altro Tenirsi che entrare in finita. città Io però una Lamborghini c'era lì Hai capito, hai capito a Craiova C'hanno i soldi, c'hanno Ok, allora devo andare di qua Questo non si leva Sì, dai, dai, gira, gira, gira Sbrigati che adesso Che adesso ti sorpasso Attenzione che qui abbiamo delle Qui un meccanico non c'è, eh Assolutamente no Va bene, non vogliono i miei soldi Anche se se li sono già presi per il semaforo, ma il, mio me il meccanico non vuole Venirsi fare il danaro Quindi qui a Craiova se qualcuno si rompe una macchina Si danno in culo praticamente Alla Perché non c'è un meccanico terza, Va bene, buona sapersi Se sta bene allora Metti in terza Rotondina tecnico-tattica Si esce Perfetto Ok Mancano ancora 750 km Oh signore dio È abbastanza stressante questo viaggio Perché quando di solito beccavi le autostrade le autostrade, Prepararsi almeno a che ne so, te la sparavi la sedicesima, andavi abbastanza veloce, macinavi chilometri su chilometri. Qua la sedicesima io non l'ho mai messa ancora, forse una, due volte, ma caso raro. Massimo la quindicesima, in strade un pochino più dritte, altrimenti tutte stradine così urbane, extraurbane, dove eh, non, si può, non si poteva spingere. E purtroppo questo rallenta i nostri tempi. Io ho splittato già la registrazione in due. Poiché era già un'ora e un quarto che stavo registrando da quando ero partito. Adesso ne ho fatta partire un'altra. e Siamo già sui 5-6 minuti. Quindi, mancando ancora 750 km, capite bene che abbiamo ancora tanta strada da dover fare. E ho ancora tanto tempo che mi, mi occorre. Questo non ce la fa, eh? Holy shit, non si vede, non si vede. Io mi inclino come se potessi vedere, ma in realtà, se non mi sposto, non posso andare mai. Mortacci di pippo perché c'è del traffico non indifferente. Vai, vai, vai. Qui la strada, incredibilmente, si è allargata. Ovviamente, lui si butta di qua. Io non posso sorpassarlo perché c'è questo con la macchina bianca che se Tenirsi si sbriga, ok. Mi ci metto dietro. Abbiamo al messo al la sinistra. quindicesima. Riusciremo a mettere mai la sedicesima. Non lo sapremo mai. Ultano ci proverò. Proverò a tirarla il più possibile. Oh, porca di quella puzzola. Tenersi a sinistra. Questo è un coglione. Sente... Tantezza di cazzo. No, oh, guarda, guarda, gli sta bene. Mi prendo il 2% di danno in più. Raga, delle... di la situazione. Qual è, Quale? Quale? dove? Dove? Dov'è? 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 Dov 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 Basta suonare. Fammi vedere dove devo andare! Sì, ho capito! Penso sia di qua. Sì, penso di sì. Ma che siamo matti. Vabbè, se mi peso qua è uguale, no? Posso andare? Posso andare, madonna, questo moscerino. Sì, devo andare a ricontrollare. Solo che non ci sono i meccanici, qui controlliamo i documenti. Eh, non fate caso. Ma che siamo scemi? Ma mi son fermato dalla prima. Ma mi ero fermato Mi aveva detto che era tutto ok o sbaglio? Allora senti, qua secondo me ci stanno inculando, eh. Secondo me ci state inculando, amici miei. Ma tu guarda questo. Ma mi ero fermato o forse mi dovevo fermare e premere qualche, pre, Dovevo premere probabilmente invio. Come qui con il controllo documenti. Ma l'altra volta. Quell'altra pesa non l'ho dovuto fare. Me l'hanno pesata e basta. Non è uguale? No? Cambia? Vabbè, 700 euro se li son presi. Eh. Pezzi di fango. Voglio tornare in Italia. <ride> dove c'è la mafia e non si paga un cazzo. <ride> qui si paga tutto. È una remissione andare in giro per di qua. Mortacci di pippo. Guarda qua il traffico sul ponte. Guarda qua il traffico sul ponte. Però non lo sgusciamo così. E niente, l'abbiamo colpito qua il veicolo, eh. Madonna, guarda che traffico, dai. Per una volta che becchiamo un'altra strada un po' più, eh. Tutto questo traffico, dai signori, dai signori. Forza, forza. Dai, cammina e sbrigati. Comunque è incredibile che non abbiamo beccato nessun tipo di meccanico in giro Nei dintorni Allora, o ti levi dalle, dai maroni O acceleri Perché non è che posso perdere tempo E vado di qua, se adesso ti butti a destra scendo Ti prendo a testate sulle gengive, guarda Ok Perché oppure che si stringe la strada? Perché si stringe la strada Va bene, un paio li abbiamo sorpassati, vai Ok, vai così e eh, niente, ecco queste sono le strade che, che incrociamo, ci illudono, guarda che fila che c'è! Ma è incredibile, vai, corsia di sorpasso, non è un problema, vai, 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 metto pure la freccia Giusto per far finta, la salvo per sicurezza, perché è sempre meglio salvarla, vai, vai. Tanto non sta avvenendo nessuno contro mano. Ottimo, ottimo. Easy! Easy! Perfetto. Questi ultimi 666 km, il numero Venirsi del diavolo. A ok, devo dai andare a sinistra. Va bene, va bene, va bene. Vado, faccio anche il sorpassino tecnico tattico. Il gioco di anticipo. Dai, dai, Qua devono girare tutti. Tutti devono girare. Ehi. Ciao Polis! Ciao Polise! scusami, ma la macchina arancione è lì. Io gli farei una bella multina perché mi ha sorpassato all'esterno. Io stavo cercando di girare stretto. Mortacci della polizia. Ti pare ho precisa? La polizia doveva esserci là, eh? Tanto traffico che c'è in questo, questo videogame. La macchina della polizia. Ah, salvala, la salviamo sempre prima di fare questi sorpassi. Perché se finisce male, almeno. Non dobbiamo ricaricare la partita a 3000 km. Prima, ok, aspetta, ributtere di qua. Perché sta arrivando la macchina. Ah, sta arrivando la macchina. Frena, frena, frena. Cazzo. E eh, niente. Abbiamo perso l'attimo. Fuck. Riusciremo mai a sorpassare questo camion qui davanti? Probabilmente no. Mancano 640 km che ci faremo in queste strade così orribili. E eh, niente, arrivano sempre camion davanti. Non si può sorpassare, Ok Attenzione, c'è del problema. No! Vai, 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 vai che adesso c'è spazio. Dai, 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 dai. Forza, 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 forza. Ok, in ripresa poi riusciamo ad allungare un pelo. In accelerazione purtroppo non siamo abbastanza sprint. Ok, siamo arrivati nella città di Cozio, dai! <ride> Holy shit E non c'è Ah, Cozzlo No, pensavo che era Cozzio <ride> Cozio dai Vabbè, siamo passati ormai L'abbiamo lasciata alle spalle Quindi proseguiamo Salva la prova perché stiamo effettivamente andando a velocità Abbastanza elevate. Incredibile, forse possiamo mettere la sedicesima Uh, dai, no, la metto, la metto per, per, per il brivido di mettere la sedicesima Vai così, anche se tra un po' tanto devo inchiodare Perché ho visto che c'è una, una mezza curvettina abbastanza ambigua la risalvo io per sicurezza e eh, appunto devo voltare a sinistra però qua staccatona da panico evitiamo la macchina così si scala vai sempre in dodicesima belli sprint vai vai, vai che finché abbiamo, abbiamo spazio possiamo macinare Macchina contro! Polis! Ciao poli! Oh non ci hanno detto niente! Pazzesco, incredibile, quindi vuol dire che non erano proprio dei polis veri, eh! Erano dei tarocchi polis! Vabbè, l'importante è che non ci hanno fatto la multa. Attenzione, frena, ok, bene così. Allora, qui c'è la città di... porco zio, di Pleven! Naggia per guardare il GPS! GPS e poi ho visto anche la macchina. È successo un macello. Sì, ma io l'ho messa alla marcia, dai. Porco schifo. Che danno brutto. Vabbè, 17% di danno. Qua i soldi se ne vanno, via. Finirsi a destra. Eh. Danno se mi rimorchio 4%. Che ho fatto stavolta? Che non ho toccato niente. Ma c'è un meccanico qui da ste. In queste, in queste città. Possiamo trovarlo un meccanico? Per favore? Giusto perché vorrei... vorrei. riparare il mezzo Dai, qui. Un boato. No, no, devo andare dritto, madonna, guarda questo come è uscito a cannone, è più a cannone di come faccio io. Ok, qua a sinistra. Sto un nuovo non servi, signorina, sto andando dal meccanico. Se riuscissi a, a capire qual è l'entrata, però. Prepararsi ok, dovrebbe a essere a di a qua. Sinistra. Qua? Dovrebbe essere. Sì, è qua il meccanico, voltare, apri maschio. Sinistra. Ave ah, che dobbiamo spendere dei soldi. Quanto ci partirà? Eh? Cifra approssimativa, una ventina di mila? È probabile. Eh, Officina. Eh! 20.000, 19 ed 8. Eh! Ripara. Bene. Perfetto. Perfetto. È perfetto. Mica tanto. Guarda, salvo prima di fare qualche incidente, giusto per avere magari... Il salvataggio con il camion aggiustato. Perché non so quanto mai ci durerà. Forse sì, a due qua non esistono. Ehi, vai, sì, anche la rata abbiamo pagato. E certo, mi sembra giusto. L'idea di base era, nel prossimo episodio, fare nuovi acquisti. Ma qui stiamo spendendo dei soldi importanti. Eh? Tra riparazioni ed altro. Quindi le riparazioni, le rate e quant'altro. Qua i soldi se ne vanno. Speriamo di riuscire a guadagnarci abbastanza. Oh Madonna mia, su due ruote? Madonna, Trevispa strana. Velico Tarnova esplorata. Ok. Io veramente queste macchine, però. C'è. Cioè... Mannaggia quel porco, ti pare che va a sorpassare quando sto sorpassando anche io. Ma guarda che... È pazzesca come cosa, eh. È pazzesca. Se lo meritano che gli entro dentro. Che tetta così è compromettente, ma... Se lo meritano comunque. Ah, Eh, cioè, beh, una, anche qualche multa ogni tanto ci Andando. sta, no? Giusto per... per rimettere questo po' di brio. Andando.

Perplesso La domanda che La parola che cercavo Era perplesso <ride> È successo È successo un macello Madonna di Dio È successo un macello Ok Eccoci arrivati al punto Della morte Questa volta Ecco la rallentiamo Un pochino di più Proprio con calma Perché eh, Prima è successo Un po' Un attimo Un piccolo Problemino tecnico Tattico Ok. A sinistra, e poi a Qui c'è il controllo documenti, giusto? Pare di sì. Dov'è che dobbiamo dirigerci? Seguiamo il camion davanti. Seguiamo il camion davanti. Vediamo di far, di far problemi visto che l'altra volta questo scherzetto ci è costato 700 dollari perché non, dice che non ci siamo fermati alla pesa anche se mi sembra che... Mi sembra eccessivo. Sto ricalcolando tutto il ciò. Percorso. Ma non... Controlla GX e passa. Eh, hai raggi X addirittura! Leva questa cazzo di freccia. Hai raggi X e la Madonna. E che portiamo? Armi, armi atomiche qui dentro. Controllate questi documenti, per favore. Tutto in ordine, buon viaggio, meno male. Oh, fortunatamente. Dei controlli più rapidi hanno di qua. Eh, qua in due ci passiamo. Penso, spero di sì, però nel dubbio fammi accelerare così almeno mi levo dai maroni. Ok, allora, dove dobbiamo andare in questo momento? Dove dobbiamo passare? Possiamo passare qua? Sì, c'è il semaforo verde, mi alzi la sbarra, man Alla stazione di pesa Alza Alza, alza, sbarra Perché devo arrivarci alla stazione di pesa Ok, credo che debba, debba passare di qua Andiamo di qua Ok Ok, è verde, mi devo fermare Puoi proseguire, vedi che me l'ho pesata solo, perché l'altra volta, prima mi ha dato 700 euro di, di sanzione per non essermi fermato Me la pesa automaticamente, non lo so, non lo so, sono perplesso, sono perplesso e sconcertato e anche con 700 euro in meno Vai, ricontrolla i documenti, alza sta sbarra, dai, su, 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 che qui il tempo is di nero, apri, bravo dai che abbiamo fretta, dai così. Ok, dobbiamo andare di qua, altrimenti andiamo contro Mai e ci fanno pure la multa perché bastardi come sono, ce la fanno. Ok, oddio, 200 km ancora. Prima di arrivare, sono quasi due ore che sono in viaggio. Non ce la faccio più, madonna, veramente. Oh. Che c'è qua? Eh? Reghe della stazione di pesa più vicina, oh madonna. Sì, ho capito, ho capito. Ma leva queste cazzo di, di cose perché devo capire dov'è che devo andare? Cancello più a destra, ok. Capo, usciamo al cancello più a destra. Inizio strada a pedaggio, eeeh, l'autostrada gli ultimi 100 km. Mi sembra giusto, ah, ok. Ecco perché, ah, prima, prima praticamente sono passato e non ho fatto l'invio. Ma che ne so, ma uno. Ma ah, uno, uno che ne sa, mi fai abituare che fai tutto da solo Poi mi metti queste cose innovative, diverse, tecnologiche Se non mi avvisi, Franco Zarzichiero c'ha la sua età eh, Non è molto addetto a queste eh, tecnologie innovative che sono sparse per il mondo Ah sì, guarda come stiamo volando Madonna come sta laggando anche E che è successo? 150 km orari va, aspetta inizia a rallentare rallenta rallenta un po' rallenta un po' rallenta un po' perché qua Altrimenti veramente succedeva il danno a questa velocità però dai che abbiamo ci abbiamo messo veramente pochissimo a fare Questo pezzo di strada se, fortuna, se avessimo avuto tutte autostrade così fin dall'inizio Ci avrei messo molto di meno anche a fare tutto il viaggio Però Non è stato così Ok siamo arrivati ad Istanbul signori Ultimi chilometri Ultimi 14 chilometri Che ci separano Prima dell'arrivo Ok, tra l'altro noi siamo ancora nella strada, nella strada A pedaggio, mi sa Perché ancora non siamo usciti, effettivamente Va bene, va bene A noi, noi non è un problema, continuiamo A sfrecciare così, un po' a destra Un po' a sinistra Zig zag, slalom gigante Tra i camion, tra il traffico Tra le auto, ok, il casello dovrebbe essere Dopo questa curva a sinistra poi c'è questo a destra e poi c'è il casello, perfetto. Ok, beh, ci hanno ascoltato. Almeno ci hanno fatto fare gli ultimi 9 8 km. A destra eh. Solo fuori a dal, dal casello, almeno 130 km ce li siamo fatti in autostrada e ci abbiamo messo effettivamente pochissimo. A usciamo, 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 usciamo. Ok, vai. Perfetto. Ultimi 9 km, vai con questo. Perché rallenti, perché rallenti Fino a farmi fermare, perché Mortacci tua ah. una, una sofferenza Fino all'ultimo Ok Casello Io, io, io non, non li capisco I segnali quindi Io mi infilo qua Zero zero, zero euro di pedaggio Pagato ma sono pedaggi pure un pochino stretti, perché ho strusciato. Cioè, ragazzi, un pochino più larghi la prossima volta, magari, eh? Non, non per essere fiscali, ma... Mecchia. Ci ho lasciato tre parafanghi di là. Vai, 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 piccolo man, vai, piccolo uomo. Acceleriamolo questo... questo mezzo. Che siamo quasi giunti alla fine di questo fottuto viaggio Una sofferenza Una fatica Una stanchezza Che du- do... Urto con altro veicolo? Dove? Cosa? Chi? Ma chi? Ma chi? Ma dove? Holy shit, voglio scendere, voglio abbandonare il camion qui, scendere E andarmene a piedi, Andate. basta, voglio licenziarmi Posso dichiarare e far lì mia azienda Che cazzo ti fermi qui Al centro dell'incrocio Testa di cazzo Guarda guarda Madonna, Madonna quanto è coglione Quanto è coglione Quanto è coglione Oh 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 Non oh, oh. ci voglio Io. Non voglio crederci Non voglio crederci io Non voglio crederci. No, vaffanculo. Sì, dai, fammi la multa. Non me ne frega un cazzo. Ah, amore, ha ammazzato. Mannacce. No, io. Leva la freccia. Holy oh, shit. Allora, don't voglio decollare, voglio andare dritto. Ok, vai. Uscire adesso Ok, esco adesso. Esco adesso, mortacci vostra. Però, siamo arrivati. Grazie a nome di Dio. Apri, aprite. Apri sto cancello eh Fine del viaggio, era pure ora Invio, si sì. Sì. Lo, parcheggi lo parcheggiamo giusto perché lo, li parcheggiamo sempre Altrimenti avrei fatto che ho fretta e me ne sarei andato eh Ma giusto perché siete voi Giusto perché Tanto ormai abbiamo fatto 2000 km Per 20 metri in più non è un Signori! po' Signori Signori Ce l'abbiamo fatta. Spero di non aver perso troppi soldi. Eh. Eh, 6.500 abbiamo perso. Porca puttana. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Signori. Va bene così. Va bene così. Io vi saluto. Vi ringrazio. Abbiamo 767.000 euro. Probabilmente il prossimo episodio, non so se magari faremo qualcosa, magari non li faremo tutti e due gli acquisti, quindi nuovo camion e espansione del garage. Probabilmente faremo intanto l'espansione del garage e poi ci faremo qualche altro viaggio, ce ne andremo da Istanbul immediatamente. Eh, di poco a poco, non in viaggi così lunghi, visto che abbiamo visto che le strade sono quello che sono. Ci vediamo nel prossimo video, però sempre qui sono se Taxi Simulator al prossimo video sul mio canale. Finalmente posso dirvi ciao a tutti ragazzi!